tricicli, auto e furgoni elettrici. Siamo al centro di distribuzione di Cuneo De Gasperi, vero e proprio fiore all'occhiello del recapito piemontese. Un centro dove efficienza e sostenibilità si sposano alla perfezione. Il centro di Cuneo è il più grande della provincia. Serviamo circa 31 comuni, circa 150.000 persone. E l'80% dei mezzi sono green, tra zoe elettriche, tricicli e dei kangoo che utilizzano le linee mercato. Qui lavorano attualmente 141 persone, tra vari settori, tra accettazione, trasporti, addetti di produzione, portalettere, e c'è anche la sezione DTO. La sostenibilità e il risparmio energetico sono tematiche a cui prestate molta attenzione in questo centro. Sì, infatti è previsto un nuovo progetto di installazione dei pannelli fotovoltaici all'esterno del centro per aumentare la nostra autonomia energetica. È stato studiato il portaoggetti sul sedile passeggero per mantenere in sicurezza il prodotto postale da consegnare, mentre nella parte posteriore sono stati inseriti degli scaffali per mettere in sicurezza le cassette durante la gita. Ma questa è una Renault Zoe completamente elettrica, ha 250 km di autonomia, cambio automatico che rende il lavoro molto meno stressante rispetto al cambio manuale, ha il Bluetooth collegato col palmare e questo mi consente di sentire gli utenti in diretta nel caso di, appunto, di consegna pacchi, eccetera. Grazia Poste Italiane è stata dotata dei sistemi per il recapito. Ha un pianale davanti dove si può mettere la corrispondenza e dietro lo spazio per il resto della corrispondenza e i pacchi. Quali sono i vantaggi di poter consegnare qui a Cuneo utilizzando i tricicli elettrici? I vantaggi sono che possiamo andare anche nelle zone a traffico limitato. I mezzi sono molto agili e capienti, infatti mettiamo pacchi, corrispondenza e la ricarica dura per tutto il giro che ci serve. E oggi è una bella giornata, ma quando nevica possiamo usarli e sono sicuri.